Ricordiamo l'errore commesso all'inizio. La distanza da percorrere da parte della spira non è L ma 2L, quindi non 5 ma 10 centimetri. Il tempo necessario per percorrere questi 10 centimetri è 1 secondo e 29 circa e la velocità finale, quando tutta la spira esce dal magnete, è meno di 2 centimetri al secondo.